Le nostre eroine ordinarie, ce ne parla Monia Sonsini. Le nostre eroine ordinarie è un libro agenda 2021 in cui vengono raccontate le storie di 52 persone ordinarie e straordinarie per il loro approccio e il loro contatto, ciò che trasferiscono alla società. Christine e Corinne sono le autrici di questa agenda e raccontano attraverso disegni e una parte scritta, le nostre storie. Quest'anno hanno deciso, questo è un progetto completamente francese, quest'anno hanno deciso di allargarlo al mondo, per cui hanno inserito anche persone di altri paesi, me inclusa. Sono entrata a far parte del progetto in maniera assolutamente strana e particolare. Una mia amica mi ha presentato a Corinne e le ha raccontato la mia storia. Corinne l'ha ritenuta interessante, per cui abbiamo fatto una serie di interviste, incontri, ovviamente in videochiamata, anche a causa del periodo che stiamo vivendo, e mi sono raccontata. Se ho capito bene, la mia carissima amica Christelle mi aveva segnalata per motivi completamente diversi rispetto a quelli che poi sono emersi durante la nostra chiacchierata. L'idea era quella di raccontare la mia storia, una storia un pochettino particolare, perché comunque io da piccolina sono nata con una malformazione fisica che nel 1970 poteva diventare particolarmente grave e quindi io non riuscii addirittura a stare in piedi così come sto facendo. C'era la difficoltà di camminare, per cui i miei primissimi anni di vita io li ho trascorsi in ospedale. La mia amica Cristelle mi ha raccontato, perché chiaramente io ho avuto la curiosità di chiederle come mai aveva fatto il mio nome a Corinne, mi ha detto che per lei io sono stata una persona molto importante, le ho dato dei consigli durante le sue difficoltà e comunque ero presente, nonostante lei viva in Francia, poi comunque è andata in giro per il mondo. Nel momento in cui abbiamo fatto questa intervista con Corinne e Christine, io mi sono resa conto di una cosa incredibile. Qui parlo già di quello che è stato il progetto per me. Io quest'anno, nel 2020, ho compiuto 50 anni e la mezza età, non lo so. Comunque per me questo libro agenda è stato uno spartiacque. Mi ha fatto rendere conto, da un lato, di quella che è stato l'impulso che io ho trasferito in questi anni, quindi anche la mia crescita, anche la mia evoluzione personale e quello che sono stata in grado di dare. Quindi se avevo qualche dubbio rispetto a quello che è l'effetto che noi possiamo avere, noi persone normali, nella vita degli altri, e lì è arrivata la conferma. Questo effetto domino che noi comunque abbiamo, che poi è quello che mi interessa trasferire, cioè che mi sono posta come obiettivo nel momento in cui parlavo con Corinne, Christelle e Christine, era proprio questo, cioè il fatto che noi effettivamente, e questa è la bellezza del loro progetto, perché loro raccontano eroine ordinarie e straordinarie. Un tempo gli eroi erano degli dèi che diventavano semidei, diventavano umani perché si innamoravano delle vicende umane, oppure umani che compivano delle cose straordinarie. Beh, noi siamo tutti così. E è questa la cosa che mi interessava trasferire, per cui ho partecipato volentieri a questo progetto, perché non ritenevo così importante il gesto, la gentilezza, il fatto di studiare e di migliorare anche il mio modo di pormi nei confronti degli altri. E invece sì, c'è un grandissimo effetto. E secondo me questo loro progetto risulta ancora più importante in un'epoca tecnologica e impersonale come quella che stiamo vivendo. Perché spesso mi accorgo che gli adolescenti amano apparire. Mi vengono in mente, prima di questo periodo di lockdown, dei tavoli dove c'erano 14, 15, 16 adolescenti che non parlavano tra di loro. Ed io, che ero in compagnia magari di persone
della mia stessa età, coetanei, disturbavo il loro silenzio, ma loro in realtà io non avevo la sensazione che loro stessero insieme, eppure ridevano insieme. Quindi probabilmente erano su qualche social a condividere dei pensieri che potevano dirsi di persona. Questo secondo me è una cosa fondamentale. Quindi riniziare, utilizzare, sfruttare la tecnologia e renderla a servizio di quella che è l'umanità. Io, dopo questa agenda, ho preso l'impegno con me stessa, e quindi questo è quello che rappresenta e che rappresenterà per le persone a cui donerò molto volentieri questo libro, rappresenta il voler iniziare a fare ancora di più con maggiore consapevolezza. Nel racconto, e poi concludo, nel racconto vengono anche indicate delle metodologie con cui io mi sono incontrata nel corso di questi anni, che ho sfruttato, e questa cosa mi ha fatto capire che ognuno di noi ha la possibilità di trovare il proprio equilibrio, i propri strumenti, le cose che lo aiutano ad essere se stessi. E è la libertà la cosa fondamentale, secondo il mio punto di vista, cioè quello che noi possiamo dare e permetterci, quindi evitare tutti gli stereotipi, tutti i greggi, utilizzare la mente, sì, in modo leggermente diverso rispetto a come l'abbiamo utilizzato adesso, e aprire anche un'altra porta che spesso viene abusata con parole, amore, gentilezza, ma se noi iniziamo a fare, ad essere gentili, ad aprire veramente questo cuore, possiamo cambiare, possiamo trasferire altro rispetto a quello che abbiamo trasferito fino ad ora. E questo è il messaggio, appunto, che ci trasmette Monia Sonsini, che ringraziamo. Grazie.